palco perché la generazione ventotene che ha contribuito insieme a tutti gli uffici che ringrazio all'organizzazione di questo evento e ringraziamo insieme ad Alfonso, chiude Roman, chiude la voce dei giovani. Grazie Roman. Grazie mille, una responsabilità unica direi, se non rara, quella di chiudere uno di appunto questo grandissimo evento, gli Stati Generali sullo sport. Noi di Generazione Ventotene, cos'è Generazione Ventotene? È una startup di giovani, di ragazze e ragazzi, che sì, vedono il mondo dello sport con gli occhi appunto di chi si sforza, di chi fa fatica, ma anche è quella generazione che crede anche nella determinazione, nella passione, nel coraggio e quindi e soprattutto nella scuola di vita, perché lo sport è anche il rispetto, è riuscire a appunto anche appunto nelle sconfitte, riuscire a vincere quelle che sono queste, come dire, le skills, no? Le proprie, i suoi, quindi quello che io dico è che si parla sempre di attività sportiva, ma è un'attività sportiva che si intende come dimensione sociale e quindi non dimentichiamo che in questa nostra, io ho 22 anni, in questa nostra giovinezza si identifica quella che è appunto l'identità della persona. È un compito molto importante, sta a noi, assieme appunto a tutte le persone, le istituzioni, le figure, ma questo dai nostri genitori. Quello che ci forma oltre alla scuola è anche il mondo dello sport, come vi ho detto prima. Quindi per stringere, perché vedo che i tempi sono, come dire, e quindi lo sport è un'ottima iniziativa ed è una palestra di vita e serve ad assimilare quella che è l'importanza delle regole e scoprire i propri punti di forza. Qui c'è da dire anche, e mi prendo questi 30 secondi in più per dirvi, sono 2 anni nel quale appunto abbiamo trascorso in casa, quindi con il Covid, in pandemia, dove ciascuno di noi nutriva il bisogno di evadere. Poi c'è chi ambiva alla Serie A, cioè quelli che appunto si sono costruiti dei personaggi finti, se penso a degli animali finti, pur di uscire, come dire, appunto anche con l'aiuto dell'autocertificazione di Conte e Casalino, ma lì è un'altra storia. Ma quindi dobbiamo concludere, perché altrimenti paghi tu l'affitto per il giorno dopo. Quindi dico, lo sport inteso come cultura, sport inteso come appunto vita di ognuno di noi. Mi avete fatto stringere. E come giovani, come generazione di Ventotene. Dico che noi siamo al fianco appunto di appunto Italia Viva, al fianco di, da, appunto da, della senatrice Daniela Sbrollini, del fatto che finalmente lo sport sia entrato in Costituzione. Grazie. Grande Roma. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie per chi è rimasto finora.